stasera abbiamo presentato La guerra della monnezza, un libro scritto a quattro mani, Tonino Scala, Gennaro Carotenuto, un libro che è un libro di memoria, fa memoria ma è attualissimo. Abbiamo ricordato insieme a tantissimi che stasera sono intervenuti quello che sono stati dei giorni importanti per Tersigno, per quello che accadeva alle falde del Vesuvio. Gennaro. Sì, è stato un momento anche per tracciare un parallelismo tra quello che è accaduto alla rotonda della panoramica tra Tersigno e Boscoreale e quello che è accaduto invece a Chiaiano. Nel nostro libro La guerra della monnezza abbiamo deciso di raccontare un determinato periodo storico di quello che è accaduto rispetto alla problematica, all'emergenza dei rifiuti in Campania, raccontando quello che è stato, ma loro malgrado, ha visto protagonisti il territorio e i cittadini del Vesuviano in quel lontano 2010, quando alle falde del Vesuvio si incendiavano i camion pieni di monnezza per evitare lo scempio di un territorio. Tonino, da te vorrei anche quello che è un po' un punto di vista, anche inserito nel libro, politico, che in qualche modo parlare di smaltimento rifiuti, parlare di quello che è accaduto a Tersigno, di quello che accade a Chiaiano, adesso con Scampia e tutti gli altri quartieri, le zone, cosa potremmo noi tutti fare che va a continuare anche questa memoria che è questo libro? Ma innanzitutto dovremmo pensare che il rifiuto è una ricchezza, perché fino a quando vediamo il rifiuto solo ed esclusivamente come un problema, come il sacchetto che nei giorni di crisi cresce, cresce, cresce fino a diventare una montagna, non affronteremo mai quello che è il vero problema in questa regione, perché intorno alla vicenda dei rifiuti c'è il tema della criminalità organizzata e non, c'è il tema dello smaltimento, c'è il problema della terra dei fuochi e di riflesso c'è la salute dei cittadini. Questo libro serve a mettere in connessione le varie esperienze, la rotonda di Boscoreale per la discarica di Tersigno, la rotonda di Marano per la discarica di Chiaiano, stesse esperienze, stesse problematiche seppur a distanza di chilometri per un problema che è ancora tutto sul tavolo, perché sono passati 5 anni da quella guerra, una delle tante guerre delle monnezze che ha vissuto la Campania, e ancora oggi non abbiamo un ciclo integrato dei rifiuti veri. Si continua con le favole dei megaforni per le pizze, io le chiamo, dove si butta dentro tutto per risolvere il problema, e quando si mette in campo invece un progetto alternativo, come ad esempio il progetto della costruzione di un impianto di compostaggio a Scampia, ci sono o quelli del no, che però sono gli stessi che hanno detto sì alle discariche nei parchi delle colline da un lato e del Vesuvio dall'altro, oppure ci sono gli integralisti, i quali dicono che l'impianto così com'è non produce un compostaggio di alta qualità. Penso che sia arrivato il momento di dire basta, di sensibilizzare i cittadini su quello che è un problema, oserei dire il problema, e affrontare la questione del rifiuto in modo più serio. Allora, in attesa di rincontrarci, noi consigliamo questo libro. Io personalmente ho avuto il piacere di presentarlo 2 volte, quindi sono felicissima che il Quaderno Edizioni ha dato ancora una volta la possibilità di pubblicare qualcosa che ha fatto memoria. E nel salutare voglio salutare tutte le mamme, le donne che stasera sono state qui, che sono le stesse raccontate in questo libro preziosissimo. Grazie a tutti.